Intanto inizia la partita, il secondo tempo, Montecorvino Pugliano che ha davvero dimostrato la sua incisività in questa gara, vince per 1-0, davvero alla fine del secondo tempo è mancato il raddoppio, gialloblu in azione, pallone in profondità, Fedele. La sfera per Andriolo, la triangolazione D'Ambrosio, la triangolazione precisa e perfetta, il pallonetto in area di rigore, Montecorvino Pugliano che va di nuovo vicino al gol, davvero un'azione splendida e spettacolare, pallone a centrocampo, Polisportiva Etruria in azione con Pizzo, palla rubata, di nuovo Fedele, ottima partita la sua nelle immagini, Fedele a centrocampo, ha fatto da contrasto alle iniziative degli ospiti, ma tra l'altro ha anche creato iniziative offensive. Fedele. Gialloblu in azione, pallone al giocatore Andriolo, pallone che perde palla, Lamberti. Lamberti in area di rigore, Lamberti prosegue, Andriolo poi... hanno la meglio in questo caso i giocatori della Polisportiva Etruria. Sfera per Controne. Gialloblu in azione con Galderisi. Lancio in profondità. Pallone in area di rigore. L'opportunità di raddoppiare il risultato. Tiro finale. Vicino al gol. Vicino al gol. La Polisportiva, scusate, il Montecorvino Pugliano. Montecorvino Pugliano vicino al gol con D'Ambrosio. Sfiorato il gol del raddoppio. Corner, giallo-blu. Ci prova il Montecorvino Pugliano. Grande gol, ma viene neutralizzato da Mauri. Il Montecorvino Pugliano dimostra ancora di essere convincente nei confronti dei tifosi. Azione degna di nota. Mauri sul pallone. Il destro. Bravo Condolucci. Intanto si ferma il gioco, giocatore a terra. Si ferma il gioco, ecco l'arbitro Marrocco De Agropoli che valuta la situazione e decreta la rimessa laterale a favore della Polisportiva Etruria. Azzurri in azione, il lancio in profondità, pallone fermato da Vallone, di nuovo Fedele, lancio in avanti, sfera fermata, secondo l'arbitro c'è un fallo avvenuto a centrocampo, Polisportiva Etruria in azione, pallone per D'Amore, l'esterno destro fermato da Andriolo, bravo l'intervento del capitano. Si tratta di Galderisi, di nuovo in azione la squadra della Polisportiva Etruria. Controne, lancio in avanti, bloccato, di nuovo in azione, bravo, bravo Fedele. Pallone sul laterale sinistro, il lancio in profondità per D'Ambrosio. D'Ambrosio in area di rigore, può tentare il raddoppio, secondo l'arbitro, vediamo cosa succede, c'è punizione a favore della Polisportiva Etruria. Palla a centrocampo, Andriolo sul pallone, la triangolazione per
Calabrese. Intanto infatti è entrato in questo secondo tempo Calabrese nelle immagini. Palla che secondo l'arbitro c'è punizione. Palla per Mauri. Il lancio fermato dai gialloblu. La palla per Andriolo. Supera un giocatore. Viene fermato Andriolo. Poi c'è una deviazione. Rimessa, punizione a fuori della Polisportiva Etruria. Se ne incarica. Pallone per Contaldo. Deviazione. Palla in out. Gialloblu in azione. Sfera in area di rigore. C'è un fallo, punizione. Pallone in profondità, sfera fermata dal numero 2 a Vallone, si prosegue con il gialloblu in azione. Ed ecco Andriolo, fallo, punizione. C'è una sostituzione. Quindi è entrato Garzia per quanto riguarda la Polisportiva Etruria. Intanto batte Mogavero sul pallone. Sfera in area di rigore, bloccato il pallone da Mauri. Rimessa laterale a fuori di gialloblu. Di nuovo in azione la squadra della Polisportiva Etruria in avanti. Sfera per Contaldo, lancio in avanti, ma c'è fondo area secondo l'arbitro. Ottimo il controllo difensivo della squadra di casa del Montecorvino Pugliano. Quindi esce Controne ed entra Erra per quanto riguarda questo cambio. Le immagini numero 8, quindi è entrato sia Erra che Garzia. Fondo area, batte Gaudino. Il lancio, pallone a centrocampo. Di nuovo in azione, lancia in profondità e adesso si rende più concreta e determinata l'azione da parte della squadra della Polisportiva Etruria in quanto è in svantaggio, quindi vuole recuperare. Intanto abbiamo raggiunto i 10 minuti di gioco, pallone arretrato, recuperato poi da Pizzo.
Pallone raso a terra, erra la girata Civillo, Bochy, tiro di Bochy, ottimo il tuffo di Gaudino che riesce a tutelare al meglio l'area di rigore. Il lancio la girata in profondità per Lamberti in gioco, sfera che viene fermata, palla in avanti bloccata di nuovo, l'iniziativa in azione, il cross deviato, corner dalla bandierina Bochy, Polisportiva Etruria che in questo caso diventa sempre più pericolosa, ma che c'è un controllo difensivo da parte della squadra gialloblu. Ricordiamo che in vantaggio il Montecorvino per 1-0. Montecorvino Pugliano che continua a difendere l'area di rigore a spada tratta. Ci riesce molto bene con il capitano Galderisi. Poi c'è un fallo, punizione. Punizione. Ci prova la Polisportiva Etruria, vediamo cosa succede. Il sinistro bloccato dal portiere Gaudino in azione. Il lancio, pallone oltre il centrocampo. Ottimo lavoro azzurro. Gialloblu in azione, pallone per Andriuolo sul laterale destro. Sfera fuori. Rimessa laterale per la Polisportiva Etruria. Entra D'Antuono in questo caso, il numero 18, ed esce appunto Desio. Quindi sono entrati D'Antuono, Erra, Garzia. Polisportiva Etruria in azione, vediamo cosa succede in questo caso. C'è un fallo, punizione. Sul pallone Mauri, il portiere della Polisportiva Etruria. Esce, attenzione, esce Bip. Entra Iannone. Batte Mauri. Thank you.
Pallone in area di rigore, palla bloccata dal portiere Gaudino ed ecco il Montecorvino Pugliano adesso in azione. In lancio oltre il centrocampo. Gialloblu in azione, pallone per D'Ambrosio. L'apertura di Civillo per Bocchi, intercettato da Galderisi. Ottima giocata di D'Ambrosio a centrocampo. Fallo, punizione. Pallone per D'Antonio in questo momento. Polisportiva Etruria in azione. Intanto attenzione, c'è un giocatore a terra. Intanto si è fermato il gioco, giocatore a terra, una partita che adesso sta assumendo una versione diversa rispetto al primo tempo, un primo tempo giocato molto più sul tatticismo, sul tecnicismo, sulla spettacolarizzazione del gioco e adesso a quanto pare il gioco ogni tanto si blocca. Intanto l'arbitro infatti riparte da una rimessa laterale. Diciamo che la Polisportiva Etruria ha ancora la possibilità di giocarsi le chance con Bocchi e con Civillo, che sono i due giocatori all'altezza in fase offensiva. E poi abbiamo anche invece per quanto concerne il Montecorvino Pugliano, giustamente dovrà difendersi per non subire il gol del pareggio, ma tra l'altro può anche attaccare, lo ha fatto finora, riuscendo a realizzare il raddoppio. C'è stata questa possibilità. Se il Montecorvino Pugliano riuscisse a raddoppiare il risultato, lo metterebbe al sicuro, quindi porterebbe giustamente a casa i suoi tre punti utili per la classifica. Pallone per Lamberti, attenzione, Lamberti in area di rigore. Lamberti cerca di evitare giustamente il fallo. Bravo poi l'intervento di Andriolo. Calabrese cerca di colpire di testa. Fada Torre invece Mogavero. D'Antuono sposta l'asse del gioco, ancora D'Antuono in possesso di palla, cerca lo spazio utile, viene fermato. Garzia sul pallone, il tiro cross direttamente nelle braccia del portiere Gaudino, che ha rappresentato finora in questo campionato e lo rappresenta anche in questa partita, lo conferma e lo legittima, la massima sicurezza e la massima garanzia in porta. Il suo destro, pallone oltre il centrocampo. Pallone aereo per Fedele, la sfera a Lamberti, sinistro, l'appoggio, Iannone sul pallone, il tiro cross ed è gol. Raddoppia il risultato il Montecorvino Pugliano. Montecorvino Pugliano 2, Polisportiva Etruria 0. In azione. Gialloblu in avanti, Montecorvino che avanza, il lancio in definitiva termina nella difesa, pallone per Mauri. Bravo il capitano Galderisi. Civillo. Pallone in area di rigore. Bravo Calabrese, il suo intervento. Il lancio in avanti. Direttamente c'è il numero 2 a Vallone. Bravo, molto bravo. Che copre molto bene
La difesa. Palla respinta. Di nuovo in azione la Polisportiva Etruria, ci prova, lancio in profondità da parte di Bochy, ma la sfera termina direttamente sul fondo. Fondo area, Gaudino. Il lancio, pallone a centrocampo. Bravo l'intervento di Condolucci. Di nuovo in azione. Passaggio arretrato. Mauri sul pallone. Poi abbiamo D'Amore. Di nuovo in azione. I giallo-blu. C'è un fallo, punizione. Batte il capitano della squadra della Polisportiva Etruria, ci prova a lanciare il pallone verso l'area di rigore. Il destro. Lancia in avanti. Mauri. Pallone ribattuto. In azione. La squadra dello Sportivo Atrio. Bochy. D'Antono. Civillo. Tiro finale. Bravo il portiere Gaudino che neutralizza il tiro di Civillo. Abbastanza pericoloso. Il destro, pallone oltre il centrocampo ed ecco appunto Lamberti, Lamberti, Lamberti vicino al gol, la squadra di casa che però poteva triplicare il risultato e chiudere definitivamente la partita. C'è una cavalcata sul laterale destro fermata dalla difesa giallo-blu, pallone che poi termina addirittura sul fondo. C'è una sostituzione, entra in campo Eletto. Eletto, ecco le immagini, che entra in campo. Ed esce appunto il numero 13, Andriolo. Bella partita la sua, Eletto. Fondo area, Gaudino sul pallone, lancio, di nuovo il pallone per Lamberti, passaggio arretrato, lancio in profondità. La sfera per Erra, il cross per Civillo, tiro, pallone ribattuto da Calabrese, deviato. Pallone all'indietro per il portiere Gaudino. Gaudino lancia il pallone oltre il centrocampo.
La sfera per D'Ambrosio. D'Ambrosio, palla recuperata dal portiere Mauri. Sfera ribattuta. Gli azzurri in azione in area di rigore. Palla riconquistata. Sfera nelle braccia del numero 1. Gaudino, di nuovo il suo lancio oltre il centrocampo. La palla per Lamberti. In area di rigore Lamberti, in area di rigore. Ottima la sua girata. Molto altruista Lamberti. Poi la palla viene recuperata dalla Polisportiva Truria, che avanza. Pallone per Civillo. Civillo, c'è un fallo, punizione. Di nuovo in azione. Punizione per la Polisportiva Etruria. Batte Civillo. Civillo sul pallone all'interno destro. Grande parata del portiere Gaudino, ma è stato molto bravo anche il giocatore Civillo ad eseguire la punizione. Ancora in gioco Civillo, pallone per Bocchi. Fallo, punizione. Punizione. C'è una barriera, batte Civillo sul pallone. Ci prova Bocchi. D'Antuono, pallone alto sulla traversa. Nulla di fatto, risultato che resta invariato. Di nuovo in azione. Fondo area. Batte Gaudino. Pallone oltre il centrocampo. Sarà al Civillo. Punizione. Giocatore a te. Rimessa laterale. Pallone che viene riconsegnato. Ed ecco il capitano Galderisi. Il lancio sarà che termina fuori. Si riprende a giocare con la Polisportiva Etruria, l'attacco di Bocchi, il tiro finale. Pallone che termina alto sulla traversa. Fondo area. Batte Gaudino sul pallone. Il lancio, pallone per Lamberti, passaggio arretrato al portiere. Di nuovo in azione il giallo-blu, pallone per Eletto, pallone in area di rigore, la sfera attraversa tutta l'area. Deviazione, rimessa laterale. In gioco la Polisportiva Etruria.
si cerca una triangolazione, la palla termina direttamente nelle mani del portiere Mauri. Di nuovo Iannone in gioco, la triangolazione con Mogavero, Iannone in area di rigore, tiro finale, pallone ribattuto, ancora Eletto, bravo, ottima idea di Eletto, Mauri esce addirittura fuori dall'area di rigore, 2-0 risultato a favore del Montecorvino Pugliano, che in questo momento è in prima posizione. Dobbiamo vedere però l'esito del Real Gaiano. Ancora Eletto. Palla in profondità per Lamberti. Lamberti, secondo l'arbitro, è posizione irregolare. D'Antoni in azione, la palla in profondità, fallo, punizione, opportunità, batte Mogavero sul pallone. Il destro. Pallone respinto, si riparte con Andriolo, pallone arretrato e giallo-blu. Pallone fuori, Andriolo sul pallone, Calabrese. Stop di petto, giallo-blu in azione, pallone per Fedele, la palla per Lamberti, la sfera al giocatore Condolucci, il cross in area di rigore, ottima l'iniziativa del Montecorvino Pugliano che riesce ad effettuare un'azione degna di nota e adesso la Polisportiva Etruria ci prova. In questo secondo tempo sono state più consistenti le iniziative sotto area da parte della squadra giallo-blu, è mancato semplicemente il gol, diciamo un terzo gol, però sono state notevoli le incursioni in area di rigore. Polisportiva Etruria in azione, si cerca il cross, pallone direttamente fuori. Gaudino. Il lancio, pallone oltre il centrocampo, c'è un fallo su Lamberti, vediamo l'arbitro decide, scusa, bisogna rivedere le immagini, c'è un fallo secondo l'arbitro nei confronti della Polisportiva Etruria. Pensavo all'inizio che fosse al contrario, ma in realtà l'arbitro ha visto nei particolari. Mauri. Calabrese, bravissimo. Civillo, si cerca una triangolazione, palla che però viene fermata nell'area di rigore. Pallone per Lamberti, il tacco, bravo Lamberti, grande giocata. De Noi giallo-blu in azione. La finta. D'Ambrosio, pallone per Lamberti. Lamberti, pallonetto, bravissimo. Pallone per Mauri. Doblu in azione.
Tiro finale, ribattuto. Un fallo atterrato fedele. Punizione. Intanto c'è una sostituzione. Entra in campo il giocatore Placanico. Il lancio, pallone in profondità, sfera fermata, deviata. Lamberti cerca di rubare palla, Mauri sul pallone. Sfera ripresa dalla Polisportiva Etruria con Contaldo. La palla per Mauri in azione. Sfera la sua terra, di nuovo squadra Polisportiva Etruria in azione di gioco. Si cerca una triangolazione, palla persa, fermata da Condolucci. Quindi ormai mancano a quanto pare 'Intanto in azione la squadra gialloblu con Placanico in azione. Pallone che viene perso. Di nuovo in azione. La squadra gialloblu in avanti con Fedele. Bravo Fedele, l'appoggio per Placanico. Placanico in azione. Il tacco di Placanico per Eletto. Il cross ancora Placanico in area di rigore. Calabrese. Di nuovo in azione. Il lancio fuori gioco secondo l'arbitro da parte di D'Ambrosio. Di nuovo in azione. Pallone fermato. Polisportiva Etruria che cerca di rendersi pericolosa, ma la palla termina nelle braccia del portiere Gaudino. Ancora Placanico, sfera fermata da Mauri. Palla bloccata. Di nuovo il gialloblu in azione con D'Ambrosio. Sfera che termina fuori.
La palla torna a Mauri. In lancio. Bravo Calabrese. Lancio in profondità. Sfera bloccata. Calabrese in gioco. Civillo. Punizione. Bocchi. Bocchi. Il destro. Pallone che termina fuori. Fondo area, Bocchi. Azione fedele. L'apertura per Placanico. Placanico. La girata bloccata. E la polisportiva Etruria avanza. La palla per Bocchi. Il sinistro, l'apertura bloccata da Gaudino. Di recupero. In azione, 6 minuti di recupero, pallone per fuorigioco, secondo D'Ambrosio, secondo l'arbitro, fuorigioco di D'Ambrosio. Mauri, un portiere che esce anche fuori dall'area di rigore e arriva anche a centrocampo, molto sicuro di sé, però rischia giusto. Placanico, il sinistro di Placanico. Iannone sul pallone. D'Ambrosio, palla per Mauri. Pallone nelle braccia, attenzione, il Napoli Sportivo Etruria ha la possibilità di accorciare le distanze, ma la sfera termina fuori. Batte Gaudino. In lancio oltre il centrocampo. Pallone nelle braccia di Gaudino. Sfera oltre il centrocampo. Civillo. Polisportiva Etruria in azione. Lancia in verticale. Placanico. Fuori gioco secondo l'arbitro. Punizione a fuori della polisportiva Etruria. In azione, ormai siamo agli sgoccioli, il Monte Corvino Pugliano sta per vincere questa gara e si piazza al primo posto. Dobbiamo vedere
l'esito del Real Gaiano, ma questo no, giustamente non è importante perché con questa vittoria il Montecorvino Pugliano legittima il suo progetto societario calabrese. Pallone per il tacco finale, si era fermata dagli azzurri che avanzano con Contaldo in azione in area di rigore. Ci sono delle recriminazioni su un calcio di rigore da parte della società ospite, fondo aria. Fondo area. Batte Gaudino. Fondo area, batte il portiere Gaudino. Il lancio. Pallone oltre il centrocampo. Polisportiva Etruria in azione. Passaggio arretrato. Lancia in profondità. Il portiere Mauro in azione. Pallone fuori. Eletto, recupera. Azzurri in azione. Il cross calabrese finisce la partita. Montecorvino Pugliano 2, Polisportiva Etruria 0. Grazie all'attenzione su telesport.net.